Oggi per il Mi Alleno Con sono con una persona che moltissimi di voi conosceranno già perché è super seguito sui social, su Instagram e particolarmente su TikTok. Vi presento Kenta Suzuki. Ciao. Ciao Andrea. Com'è? Tutto bene? Grande, grandissimo. Dico che ci presentiamo perché io lo seguo sui social, ma è la prima volta che ci conosciamo di persona. Esatto. Se lo seguite, come avete visto, lui è appassionato di fitness e di bodybuilding. Infatti abbiamo perso circa mezz'ora negli spogliatoi a parlare di Coleman, Cutler, perché Flex Wheeler. Perché Kent è in Italia dal 2000, quindi sono 23 anni ormai, e mi diceva che quando è arrivato in Italia ha cominciato a seguire il bodybuilding e si ricordava tutti questi personaggi che purtroppo tanti di loro non sono riusciti a vedere in attività. Infatti dicevo che il mio più grosso rammarico è che non sono mai riuscito a vedere Coleman in attività, però qualcuno l'ho visto. Quindi tu sei un super appassionato. Beh, direi sì, direi proprio di sì. Lui si allena, gli ho chiesto un attimino come gestisce il suo allenamento, mi ha spiegato che splitta la sua settimana in 4 sessioni, accorpa i gruppi muscolari, gambe, mi ricordo ancora, sì. Gambe, schiena bicipiti, petto tricipiti e rifà il petto con le spalle, sì. Giusto? Perfetto, quindi lui dà molta attenzione al petto. Personalmente io dirigerei su altro perché lui secondo me ha un pettorale già abbastanza forte, però come tutte le persone che si gestiscono da sole dà attenzione a quello che lui vede sia il punto in cui vorrebbe essere di più. E infatti oggi lo bastonerò sulle gambe, giusto per cambiare un po' la sua routine, cambierò un attimino gli schemi, oggi quindi faremo le gambe. Come al solito ragazzi sarà un allenamento sicuramente intenso ma sempre in sicurezza. Molti di voi mi chiedono perché non propongo mai esercizi fondamentali a corpo libero nei video, quindi squat, stacchi, panca piana, lento avanti e dietro con bilanciere. Non perché non sia un amante, perché chi mi segue lo sa, io sono un amante dei fondamentali, quindi ritengo che sia fondamentale saper fare uno squat, saper fare uno stacco da terra. Il fatto che poi ci si possa allenare anche senza, lo credo altrettanto vero. Lo squat dovete saperlo fare perché nel vostro bagaglio tecnico ci deve essere la capacità di fare un esercizio. Un esercizio non va non fatto perché non riesco, va non fatto perché scelgo di non farlo. Quando facciamo questi video, siccome voglio testare un pochettino la parte più sull'intensità muscolare, lascio stare quegli esercizi che avrebbero bisogno di un'impostazione iniziale un pochino più complessa. Traduco. Se, e io non lo so, dovrei vederlo, Kenta mi fa uno squat e io reputo che l'impostazione sia sbagliata, impiegherei più tempo a rivedere l'impostazione piuttosto che farvi vedere l'allenamento di per sé. Quindi magari faremo altri video in cui tecnicamente spiegherò gli esercizi, ma quando mi trovo la prima volta con una persona preferisco testarlo dal punto di vista muscolare su un attrezzo dove tu ti posizioni, basta che ti metti giusto e la macchina ti porta a lavorare selettivamente quello che noi vogliamo. Considerazioni, qualche emozione prima della prestazione? Ma spero. Come te l'aspetti? Spero di non, diciamo, tra virgolette, rigettare, spero di sopravvivere, di godere al massimo questo splendido allenamento con grandissimo Andrea. Comunque ragazzi, veramente, tra l'altro poi non vi spoilerò nulla, ma ci sarà una altra parte che faremo post workout, che questa volta andrò io a imparare da lui, perché veramente se lo seguite lui porta tutto quello che è la cultura giapponese, quindi non solo la lingua ma la cucina, la tradizione, quindi per tutti coloro che sono appassionati di cultura giapponese lui è veramente il vero riferimento in Italia. Grazie. Quindi mi raccomando, un piccolo segui e veramente non rimarrete delusi. Grazie. Partiamo? Dai, andiamo. Primo esercizio, leg extension. Ho chiesto a Kent se ha qualche problema articolare fisico, mi ha detto di no, quindi abbiamo campo libero come tipologia di esercizi. Partiamo con leg extension per dare comunque non solo un riscaldamento iniziale ai quadricipiti in maniera selettiva, perché leg extension è una macchina che ti obbliga a isolare completamente i quadricipiti, ma renderemo proprio la leg extension il primo esercizio ad alta intensità, in maniera tale che diamo già un preaffaticamento ai quadricipiti e poi ci spostiamo su una pressa e su un hack squat o viceversa, adesso decideremo in funzione di come vedrò che lui risponde a questo esercizio. Faremo leg extension in questo modo, faremo due serie di warm up da 12-15 ripetizioni col movimento già completo, quindi massima estensione e massimo ritorno, massimo richiamo, ok? In maniera tale che testiamo un attimino come contrai. Come contrai cosa vuol dire? Che quando io vado a lavorare le gambe in leg extension, come quando alleno qualsiasi altro muscolo,
non devo far sì che sia solo il movimento che mi crea contrazione, ma devo anche essere io che penso di contrarre. Quindi se faccio un bicipite non è solo il flettere l'avambraccio sul braccio che deve provocare il coinvolgimento del bicipite, devo anche essere io che immagino quasi di contrarre a vuoto, come quando faccio un doppio bicipite, non ho in mano un peso ma i bicipiti li contraggo, uguale quando faccio l'esercizio. Quindi tu pensa che ogni volta che arrivi a massima estensione, quindi a fine corsa, vuoi volontariamente contrarre. Si sta costantemente in antiversione di bacino, quindi spingo sempre il sacro, questa parte qua, esattamente qua, nello spazio tra il sellino e lo schienale. Dal momento che comincio ad andare in retroversione, sollevo il bacino, vuol dire che le gambe stanno crollando, mi sto cercando di aiutare tantissimo con i flessori dell'anca, che sono il sartorio, lo psoas e il retto femorale, muscoli che permettono alla gamba di fare questo, questo movimento, ok? Quindi, ricapitolando, sempre in retroversione di bacino, spingo, mi tengo forte con le mani in maniera tale che do una mano alla postura, massima estensione, massimo richiamo, anche durante il riscaldamento. Da lì faremo tre serie da 8-10 ripetizioni con il massimo del carico, dove io ti aiuterò sempre ad arrivare alla massima estensione e poi una o due serie a fantasia. Queste però le vediamo dopo. Quindi un carico sostenibile, partiamo con la prima serie di warm up. Il posizionamento iniziale è fondamentale, quindi anche calcolare che la distanza dello schienale sia corretta. La fine dell'assellino deve essere completamente coincidente sulla cavità popliitea, quindi l'incavo del ginocchio, okay? Non devi essere troppo scivolato in avanti, né avere questo che ti tocca sul polpaccio. Per me questa è l'altezza ideale. Mi posiziono, piede a martello, qua mille discussioni se il piede deve stare morbido o la punta giù. È il mio video, è il mio canale e io metto il piede a martello, quindi lo metterò anche qui. Ok, io ti seguirò. Piede a martello ed eseguo le mie 12-15 ripetizioni. Ok. Dovrei stare attento sulla velocità di esecuzione. Esatto. Qua, essendo un warm up, essendo un riscaldamento, puoi fare un movimento uguale sia in eccentrica che in concentrica, quindi concentrica 1, eccentrica 1, concentrica 1, eccentrica 1. Quando poi invece faremo quelle pesanti daremo più attenzione al controllo sulla fase eccentrica, quindi il ritorno, ok? Vedi, qua sei perfettamente incastrato, qua non ci deve essere spazio, deve passare un dito malapena. Da qua butto indietro il sedere, tieniti forte e vai in estensione col piede a martello, via. Ok, via. Vado via abbastanza morbido come ritmo. 2. 3. Devi sentire proprio la gamba che si scalda. Scendi tutto, scendo tutto e richiamo tutto. Ok. Molto bene. 12/15. Se 15 sono comode, vai comodo. Ok. Ok, perfetto. Vado io. Carichiamo leggermente di più, perché comunque il riscaldamento non deve essere finto, deve veramente cominciare a condizionare le gambe. Allora, la macchina è buona, se tu hai notato, dà un po' più tensione sulla gamba destra, quindi sulla gamba che è più vicina al perno. Cerca tu di imporre che la sinistra abbia un input un pochino più accentuato. Quindi dai più attenzione alla sinistra, perché tenderà a essere un pochino più scarica, ok? Diciamo, quale parte dei quadricipiti focalizziamo? Questo completo, vasto mediale, vasto laterale e tutta la parte del quadricipite. Allora, in realtà, parentesi, ci sono molte teorie che dicono che l'interrotazione delle punte o l'extra rotazione porti il lavoro o più sul vasto mediale o più sul vasto laterale. Non è così, non è assolutamente così.
Questo lo puoi fare nei lavori di accosciata, ok? Dove se voglio lavorare di più, vasto mediale, adduttore e richiamare un pochettino anche di più i femorali, faccio un sumo squat rispetto a uno squat classico. Portare il lavoro invece sul vasto laterale è un po' più complesso. Non c'è un posizionamento in intra o extra rotazione che veicoli il lavoro sulla parte esterna. Infatti, uno dei miei difetti è che io non ho un vasto laterale geneticamente molto sviluppato. Ho provato in tutti i modi. No, fidati. Ho provato in tanti modi, muovendo, variando molto gli angoli di lavoro, eccetera, ma è molto difficile. Il migliore sviluppo che sono riuscito ad avere sui quadricipiti, complessivamente, con caratteristiche genetiche mie, che sono avere sicuramente la parte più interna sviluppata, più sviluppata, sono le accosciate complete. Il fatto, mantenendo la postura corretta, di riuscire ad accosciare il più possibile. Quello è stata secondo me la svolta che in quest'ultimo anno, che non ho avuto infortuni, perché purtroppo i due anni precedenti ho avuto parecchi infortuni, hanno cambiato, hanno fatto meglio, far sì che io migliorassi le gambe. Quindi qua è un lavoro abbastanza obbligato, non c'è un coinvolgimento più di un'area che di un'altra. Tutto il quadricipite lavora abbastanza bene, ok? Vai, metti 40 rispetto a prima. Ok. Ne facciamo altre 12/15. Vai. Ok. L'impostazione iniziale è sempre la parte più importante. Quindi mantienila. Perfetto. Perfetto. Ok. Se vedi che alla 12ª cominci ad essere affaticato, ti fermi lì, perché la gamba deve essere condizionata ma non affaticata. Ok. Come si dice quadricipiti in giapponese? Stalking. Stalking? Stalking. Ok. Perfetto. Ci devono venire due stalking così a fine allenamento. Ok. Parte la prima delle tre serie da 8-10 ripetizioni con il carico massimale. Okay. Non so se lo indovinerò da subito, Kenta, quindi la prima magari sarà un avvicinamento. Sì. Ma non la buttiamo via la serie. Se vediamo che è arrivato l'ottava, ti ho sbagliato il carico ed è troppo leggero, ne facciamo 12. Voglio che già ora arriviamo all'ultima, belli cotti, ok? Io per orgoglio devo mettere per forza. Cioè, non posso mettere di meno. Mi vergogno. Magari mi sbaglio, però 8-10 con questo carico non saranno sufficienti a portarmi esaurimento. Vado avanti fino a quando riesco. Quindi 8-10 se ci fosse un carico sufficientemente alto. Non essendoci, vado avanti e ne farò quelli che arrivano. Così con questa va così. Staremo su ripetizioni più alte, non c'è problema. Allora proviamo a fare un test. Ok. 75. Ok. Ma non saranno pesanti, vedrai. Allora togli un attimo i piedi, Kenta, prima di partire. Una cosa fondamentale, mi rivolgo a te ma anche a tutti quelli che guardano. Quando cominciano le serie impegnative, dove c'è un carico che quindi mi impegna, mette in crisi i quadricipiti, prima ripetizione, ok, seconda, terza, quarta, quinta, ok, ipotizziamo che dalla sesta in poi cominci a arrivare cotto, il corpo cos'è che farà? Tenderà a farti assumere tutta una serie di compensi per far sì che tu riesca nel tuo intento, ma senza isolare perfettamente il quadricipite, perché appunto il corpo compensa. Qua entro in gioco io, entra in gioco
Lo spotter, che cosa deve fare lo spotter? Seguendoti e aiutandoti, deve permettere di eseguire il movimento completo, dandoti quel giusto aiuto che ti porta a concludere la ripetizione. Ok? Questo cosa vuol dire? Che lo spotter deve essere sveglio, deve essere presente. Uno spotter non può guardarti da qua, uno spotter deve essere qua, perché come mi accorgo che Kenta, arrivato alla sesta ripetizione, non riesce più ad estendere, l'ultima parte di estensione devo essere io a fargliela fare, togliendogli quel giusto che gli permette di restare in postura ma concludere l'esercizio. Lui invece deve stare in campana, perché sapendo che si può fidare di me, sapendo che ci sono io, non deve non concludere il movimento e tornare. No, tu devi importi di fare tutto il movimento sempre. Sarò io poi a darti una mano, ma come subentra la fatica, non accorciate il movimento se vi fidate al vostro spotter. Se siete da soli è un altro conto, la serie dopo basso leggermente il carico e vado, ma ci sono io, ti devi fidare. Ok, forza, dai, andiamo. Se vedo che all'ottava decima ne hai ancora, tu continua. Okay. Tu non devi contare. Ok, 3, 2, piede martello, 1, via, su. Una, sì, due, tre, molto bene, quattro, cinque, sei, sette, ne abbiamo, otto, tu non fermarti, continua a fare il movimento costante, 10, ancora due, una e una, due, molto bene. Hai sentito come nella parte finale arrivavo io a portarti, sì, a permettere di far sì che tu estendessi completamente. Sempre quello. Se le prossime farai ancora più fatica e ci impiegheremo 3 secondi a fare gli ultimi 10 centimetri, tu non mi devi mollare quei 10 secondi. Devi avere la forza mentale di percepire il dolore, ma quegli ultimi 10 centimetri li faccio percepire io. Tu devi continuare a spingere. Non è perché arrivo io allora mollo, no. Io arrivo e ti tolgo solo il necessario. Non devo fare la ripetizione. Ok? Forza. Uno spotter più o meno indicativamente quante ripetizioni dovrebbe su 8 aiutarti? Non più di 2, 2 e mezza. Quindi vuol dire che tu fino alla sesta, quinta e mezza sesta devi riuscire ad arrivare con le tue forze. Se ci arrivi prima, cioè se crolli prima, tipo alla terza, quarta, è troppo il carico. Vuol dire che la serie dopo devi scaricare un po' e arrivare perlomeno alla sesta a farle in maniera autonoma. Okay. La settima e l'ottava ti do una mano io, dove la settima al 25-30%, l'ottava, se vogliamo esagerare, anche al 50%, però solo per due. Ok? Ti seguo. Mi segui sempre, perché noi rimaniamo entrambi in clima allenamento, anche solo leggere. Visto che ne ho fatte 20 prima, il mio obiettivo d'ora in poi sarà farne sempre 20. Se vado sotto le 20 ho perso, dalle 20 in su ho fatto il mio lavoro. E rallento anche un po' l'esecuzione per cercare di dare ancora più enfasi al lavoro. Brucia, come si dice? Muero. Muero. Muero di morti tua. Cazzarola. Vai, andiamo. Questa è la terza serie pesante. Obiettivo arrivare davvero al limite. 3, 2, 1, via, forza. Una, sì. Due, torna tutto, non sollevare il culo. Lascia giù il culo. Bravo. 3. Torna tutto giù e non sollevare il culo. Se no io non... Ok, se no io non servo a nulla. 4. 5, da adesso entro in gioco, eh? Sì, sì, sei, non mollarmi, non mollarmi. Su, 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 su. Bravo, così. Vai, 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 vai. Tieni, tieni, tieni. Stop. Bravo. Bravo. Ok.
dopo devo contare. Ok, 3 serie fatte pesanti, ne faremo una adesso, forse 2, vediamo come stiamo, però una sicuramente, con una tecnica di intensità, che molti di voi dicono che non serve a nulla. Sono contento per voi che a voi non serve a nulla, a me hanno aiutato tantissimo a far sì che le gambe potessero migliorare senza essere costretto a dover utilizzare per forza alti carichi, perché purtroppo sono anziano, ho una marea di infortuni, lui ha scoperto che è più anziano di me, quindi anche questo discorso vale anche per lui. Di conseguenza, a parte gli scherzi, non potendo più fare come facevo una volta 6-7 pizza a 20 per lato quando faccio squat, sono costretto a ricercare modalità di alta intensità utilizzando un carico più basso. E le tecniche di intensità, intensità, sono fatte apposta. Creano delle condizioni di stimolazione di grossa importanza senza essere legati necessariamente a un carico elevato. Quindi, al posto che fare come facevo da ragazzino, 7 pizza 20 per lato, accosciata su 6-8 ripetizioni, carico meno e faccio un drop set, faccio un super set con squat e leg extension, squat e pressa, o come ora, sullo squat non si può fare, infatti lo facciamo qua, non si può fare, è difficile, lo facciamo qua, lavoriamo sul TUT aumentato, il time under tension. In questo caso come lo impostiamo? 5 ripetizioni, quindi per le prime 5 ripetizioni, ogni volta che arriviamo in massima concentrica, quindi il picco di contrazione, lo teniamo per 5 secondi. Quindi io salgo e faccio 1, 2, 3, 4, 5. Scendo come sono sceso, riparto altri 5 secondi per 5 ripetizioni. Il ruolo tuo in questo caso è quello di, quando vedi che non riesco più a mantenere la completa estensione, darmi tu quel supporto in maniera tale che io riesca a farlo senza mai sollevare il bacino. Il culo, il sacro rimangono sempre in posizione, bacino sempre in retroversione, scusate, antiversione, perdonatemi, ok? Fate queste 5 con il ritmo normale, anche un po' velocizzato, tutte quelle che arrivano. Okay. Contiamo in giapponese? Contiamo in giapponese? Beh, certo! Siamo al minimo. Io provo a fare questo test con questo peso e vediamo. Recap, 5 ripetizioni, 5 secondi, picco di contrazione, e tutte quelle che arrivano a ritmo normale. Pronti con la testa, ragazzi, quando fate questo tipo di lavoro, perché vi scassa prima l'idea che il vostro cervello non vuole sopportare questa fatica, il vostro cervello molla prima delle vostre gambe, e se invece il cervello va e le gambe mollano vuol dire che siete poco allenati, ma se siete allenati molla prima qui, che qui dovete imporvi qui di rimanere qua, connessione mente-muscolo. 3, 2, 1. Ichi, sa, shi, go. Cazzo, conta anche lento. Ni, ichi, ni, san, shi, go. San, ichi, ni, san, shi, go. Ho rubato io, la rifaccio, scusa. Shi, solo perché non so contare in giapponese. San, shi, go. 4 2 3 4 5 ecco 1 2 3 4 tutte quelle che arrivano. Che cazzarola, mi hanno detto che dico troppe parolacce, quindi sto cercando di correggermi. Devo trovare una parola al posto delle parolacce. Tipo, potrei dirlo in giapponese, che non capisce nessuna parte lui. Ok. 55. Mi raccomando, arrivo io a sostenerti, ma okay, quei 5 secondi devono essere la massima contrazione possibile. Non devi mollare un centimetro, se no io non servo a nulla, ok? Ok. Forza, su, 5, 4, 3, 2, 1, bravissimo, giù
e via. 5, 4, 3, 2, 1, via. Bravo, questa è perfetta. 5, 4, 3, 2, 1, via. Su, sono tue, eh? 5, 4, 3, 2, 1, via, ultima. 5, 4, 3, 2, 1, tutte quelle che arrivano, via. E che cuociono, tra due cuociono. Una, due, dai. 3, su, 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 via. 4, via. 5, no, no, torna, torna, torna. 6, torna, torna, torna. 7, torna. 8. Grande lavoro. Tosto, ragazzo. Andrea, mentre ti alleni, cosa avevi di integratore? Allora, io durante l'allenamento, avendo tantissimi problemi di gestione, faccio molta fatica a bere tutto quello che non sia acqua. Al massimo acqua con del Bolero, che è un aroma a zero calorie, zero carboidrati, però a livello di integrazione specifica o glucidica o plastica, quindi o aminoacidi o carboidrati, faccio molta fatica. Per quanto le ciclodestrine siano ottime durante il workout perché creano un veloce svuotamento gastrico, io purtroppo sono veramente molto sensibile. Secondo me però il top, ed è quello che consiglio alla maggior parte dei miei atleti, un abbinamento tra aminoacidi essenziali, che ho visto che tu bevi durante l'allenamento, sono ideali, e un carboidrato ad alto peso molecolare come le ciclodestrine. Mentre, piccolo topic importantissimo, nel post workout, se dovete assumere una quota di carboidrati, molto meglio il Vitargo delle ciclodestrine, per una questione di velocità e tempistica di assimilazione data dalla loro composizione molecolare, molto importante. Quindi, se tu hai un obiettivo di massa e a livello digestivo gestisci oltre che gli essenziali anche dei carboidrati, delle ciclodestrine sarebbe l'ideale, sarebbe veramente ottimo. Grazie. Ok, io farei un altro, visto che non lo conoscevo ma è estremamente allenato, e poi questo lo capisci già parlando dopo migliaia di persone che ho visto, e questo vuol dire che sono anziano, capisci comunque la mentalità, l'approccio. Lui è molto molto metodico, molto preciso e molto deciso, infatti non ha mollato un centimetro. Quando cominciava a crollare, vedete che l'orgoglio dava la spinta di dare quel colpo in più, e questo è importante. Magari tecnicamente lo si corregge, parentesi, la tecnica si può insegnare, la voglia di rompersi il culo è più difficile. Quindi meglio avere qualcuno che è mentalmente predisposto a far fatica e poi gli insegni la tecnica, piuttosto che uno che si perde nella esecuzione perfetta ma molla 4 ripetizioni prima del limite. Tu fai parte della prima categoria, quindi alla grande. Vero samurai, non molla mai. Ora faremo un'altra tecnica di intensità, sempre lavorando sul TOT. Questa volta lavoriamo sull'esasperazione della concentrica. Okay. Quindi, con un carico X, noi faremo una ripetizione dove ci dovrà impiegare in maniera progressiva, quindi senza strattoni, 7 secondi ad estendere completamente. Ok? Torniamo a velocità normale e ne facciamo 3 normali. Quindi, una molto lenta, 3 normali. Una molto lenta, 3 normali. Una molto lenta, 3 normali. 12 complessive. Una ripetizione in concentrica, 7 secondi. E 3 ripetizioni a ritmo normale, una ripetizione 7 secondi in concentrica, 3 a ritmo normale, una ripetizione 7 secondi in concentrica, 3 a ritmo normale. Let's go! Molti teorici e tecnici di allenamento dicono che la concentrica controllata non crea presupposti per l'aumento di ipertrofia. Posso essere d'accordo, ma se diamo tutti per assodato che la vera differenza tra un professionista e un non professionista e la capacità, quando penso e mi impongo, di contrarre un muscolo, è quello di reclutare più fibre di quel muscolo stesso, la capacità mentale di fare questo è la base. Sarò più capace mentalmente di recuperare fibre quando faccio un'esecuzione esplosiva o lenta? Lenta. È come dire, ho 100 metri da fare, riesco a fargli meglio capendo lo stile di corsa, correndo lento o correndo forte. Prima di correre forte, devo correre lento.
Se quindi io imposto la fase di contrazione, la fase concentrica, che è quella dove il muscolo si accorcia, se io imposto la fase concentrica lenta, potrà, da un punto di vista biomeccanico fisiologico, non produrre ipertrofia, ma è una grossa scuola per riuscire a capire che cosa devo percepire quando contraggo, ok? 7 secondi, non si ruba. Puoi dirmi com'è il 7 in giapponese? Che... Dana. Ok, quindi so che quando arriva... Dana? Dana. Dana? Ok. Dana. No, perché sennò è un casino. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 normali. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ultima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le gambe non sono affaticate, togli dalla testa la fatica, i numeri. Conto io per te, okay. Tu devi solo concentrarti a culo giù, massima raccolta, massima estensione, 7 secondi al mio ritmo. Okay. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, via tra normali. Una, due, torna tutto sempre. 3, giù, prima, no, giù, prima perfetta. Non a scatti, okay. Cerca di dare fluidità, ok? Via, 7, bravo, 6, fluidità, fluidità, 4, 5, 6, contrae al massimo, 7, via 3, via, una, tutte complete, eh. Dai, non mollarmi, ok, giù, resetta il cervello, via la fatica, fai 3 respiri, 1, fai 3 respiri profondi, 1, 3 respiri, primo profondo, secondo, apnea, via, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via, grande, via, 3 normali, via, 1, 2, 3, bel lavoro, grande, check, classico, leg extension dove c'è più afflusso di sangue, quindi vai, tira su, esatto. Questo per me è il punto tu su cui devi insistere, perché comunque sangue arriva, perché le vedi, a parte dallo specchio non si vede il colore, ma sono bordeaux. Questa luce qua ti appiattisce tanto, però sono veramente bordeaux. Questo secondo me è il punto su cui devi lavorare. E siccome sei in grado, perché l'hai dimostrato di avere tanta intensità, fallo. Cerca sempre di arrivare qui. Sulle leg extension ce la fai, anche perché le leg extension non ce la fai più, molli e non succede nulla. Diverso su uno squat, chiaramente, ok? Il coinvolgimento muscolare di una pressa e di uno squat è maggiore. Il coinvolgimento di una pressa e di uno squat è maggiore, ma il pump che rilevi qui è il migliore di tutti. E monitorale comunque le gambe, perché perché sono veramente, secondo me, tu hai la fissa sui pettorali, ma le gambe ti possono dare ancora tanto, perché hai la capacità di allenarle. Alcuni non sono proprio in grado, cioè mollano, hanno questa cosa dove non hanno proprio la capacità di stare sotto pressione. Tu sì, la fatica la reggi bene, insiste, queste gambe qua crescono 100%. La capacità di un trainer, ragazzi, deve essere anche quella, quando vede qualcuno allenarsi, quindi non solo vedendolo fisicamente, anche quella di capire la potenzialità. Ho fatto fino adesso due chiacchiere con Kent, adesso che abbiamo dato un occhio alle gambe, dicendogli che le sue gambe, da un punto di vista strutturale, da un punto di vista muscolare, ma soprattutto da quello che dicevo prima, dato il suo approccio molto molto positivo sull'allenamento, hanno un margine di crescita veramente alto. Non ha le gambe piccole, perché l'avete visto prima, non ha le gambe piccole, ma possono essere tanto tanto meglio. E questo perché? Perché, ripeto, geneticamente la fortuna di avere una struttura predisposta, e parlo a livello muscolare, sto parlando. Dall'altra parte, perché secondo me, se riporta nei prossimi allenamenti l'intensità di oggi, alza leggermente l'asticella, può veramente avere un grosso grosso input in più, ok? E non è per generalizzare, ma
magari dico una cavolata, io magari ti dico cose in questo video che tu poi vai a... Io sono appassionato di cultura giapponese perché arrivando dal judo ho avuto a che fare tante volte con atleti giapponesi. Indipendentemente dalla tecnica, indipendentemente dalla struttura fisica, che veramente far cadere un atleta giapponese sembrano quei bicchieri che non cadono mai, cioè in qualche modo stanno sempre in piedi, e sta sempre la mentalità. La mentalità che hanno mi ha sempre affascinato tantissimo. Sono veramente dediti. E non è una cavolata, è quello che io ho visto qui. Poi non so tu quanto ti riconosca in questa mentalità, in quello che fai, però quello che posso vedere io è questo. No, è vero, è vero, è vero. In effetti c'è un detto, Ju wa go o ses, cioè la tecnica, elasticità domina sulla forza. E questa... Ed è la base del judo. Esatto. Infatti tu, esatto, quando combatti contro un atleta della, un atleta giapponese, non lo senti mai rigido, lo senti sempre morbido, cioè sulle mani, che questo è piccolo off topic, io quando facevo judo ero molto rigido perché basavo tutto sulla forza fisica non avendo tecnica, quindi stavo estremamente rigido e lo tenevo a distanza. Quando facevo judo contro un atleta giapponese, loro stavano sempre morbidi e ti muovevano, ti guidavano loro, cioè tu andavi dove loro volevano, ma non percepivi mai tensione o resistenza sulle braccia. Era una sensazione pazzesca perché ti guidavano, ti, passatemi il termine, comandavano, ma senza imporre forza. E poi l'impostazione mentale. Cioè, io non mi sono mai allenato con Kent, ma vedere una persona che quando arriva alla quinta ripetizione chiude gli occhi, si concentra, si impone di stare in posizione, sale, è la mia gioia, perché vuol dire che c'è ancora qualcuno che si allena. Pressa, faremo 4 serie con 3 pesanti, però qua staremo sulle 10-12 ripetizioni. Okay. Dove l'obiettivo di queste 3 serie sarà solo quello di trovare il massimo affondo, quindi la massima fase eccentrica, pensando che il mio limite è dato da fino a quando riesco a stare con il sacro appoggiato. Quando per scendere di più sono costretto a retrovertere il bacino e a staccare i talloni, vuol dire che sono sceso troppo. Ed è un limite dovuto prevalentemente alla mobilità dell'articolazione tibiotarsica della caviglia. Più la caviglia è mobile, più uno riesce a fare questo movimento, ok? Proviamo. 8-10 ripetizioni, massimo affondo, 2-3 secondi in eccentrica e 1 secondo in concentrica. Concetto? Mantengo l'antiversione di bacino il più possibile. Quando vedo che comincio a retrovertere, vuol dire che sono sceso troppo. Okay. O quando vado sulle punte, ok? Let's go. Carico, ragazzi, non lo so, lo provo. Minchia, la partenza bruttissima. Posizionamento dei piedi più o meno larghezza delle anche con le punte leggermente extra ruotate. Ok. Questo purtroppo è il mio limite. Qua. Ok, grazie mille. Grazie. Come avete visto, ho aumentato le ripetizioni perché non ho confidenza col carico, ma soprattutto perché sono nelle ultime. Sono riuscito a raggiungere un grado di affondo superiore perché semplicemente dovevo cimentarmi nel movimento. Quindi adesso so, conosco il movimento, ho confidenza con la macchina e riesco a scendere di più. Ok, quindi ne manterremo 8-10 raggiungendo ogni volta quel grado lì. Ok. Mettine, partiamo con 3. Ok. Stai giù, punta forte il sacro, fin dove riesco col terreno appoggiato. Lui ha molta mobilità e riesce a fare un affondo molto molto buono. Quando spingi non concentrare né troppo sul terreno né sulla punta, cerca di bilanciare il carico. Okay. Tra la punta e il tallone, via, vai. Sì, buono, buono, buono. Ritmo perfetto. 4. 5. Puntiamo alle 10, 6.
7, 8, 9, 10, ancora due, una, due, ok, porta su, fallo agganciare, perfetto. Allora, lui conferma la regola di quello che dicevo prima, la regola, scusate, quello che ho detto prima, lui ha una struttura ideale per tutti le accosciate. Non l'avevo detto in camera, l'avevo detto prima a te, prima di entrare. La sua struttura proprio a livello scheletrico e articolare lo predispone alle accosciate. Infatti avete visto che con un carico per nulla leggero, perché questa pressa è veramente pesante, ha fatto 12 affondi perfetti, addirittura arrivando a fine corsa. Solo così dobbiamo solo aumentare un po' il carico, ok? Kenta, qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, io sono a disposizione. Andrea, in base alla posizione dei piedi, cambia l'interessamento del muscolo? Non solo in base alla posizione, ma anche in base a dove tu decidi di imprimere pressione. Vuol dire che quando io porto il carico sul tallone, inevitabilmente attivo la catena cinetica posteriore. Quando invece io porto il carico sulla parte anteriore, ovviamente attivo di più la catena cinetica anteriore. Gioco forza anche il posizionamento. Se io posiziono le gambe molto basse, a parte che è molto difficile imprimere sul tallone perché è proprio del posizionamento, però automaticamente darò più enfasi ai quadricipiti. Se invece io le posiziono più alte, dove è più facile imprimere pressione, attenzione sui talloni, più facilmente attiverò la catena cinetica posteriore. Nel tuo caso sarebbe ideale farle più alte, perché sicuramente i quadricipiti più sviluppati dei femorali, ma siccome poi avremo anche i femorali, ci concentriamo sui quadricipiti. Perfetto, perfetto. Preserviamo. Ancora 5. Il carico è come prima o? Facciamo 4-4, dai. Ok. Porca puttana. Terza serie pesante. 4 pizza 20 per lato. L'obiettivo sono 10. Free. 2. 1. Go. Ok, lasciala. Così, vai. Lasciala su. Vai, via, una, sì, non perdere a fondo, 4, sì, perfetta, mentalità di prima, non pensare che è pesante, la prossima ti fermi un attimo, su, fermo, resisti, respira, mancano 3, resetta il cervello, via, una, sì, una, Forza! Forza! Bellissimo lavoro. Grande, bello. 1, 2, 3, come si dice? Ich, ni, san. Fino al 3, so contare. E so contare fino al 3 mentre faccio le gambe, non sono così stupido. C'è ancora un po' di sangue nel cervello. Prossima serie, ve la dico già, poi recuperiamo. La stessa che abbiamo fatto nell'ultima di leg extension. Una lenta 7 secondi tra normali. Una lenta 7 secondi tra normali. Una lenta 7 secondi. E poi morte, come si dice? Shinu. Finish. Ok. La modalità ve l'ho spiegata.
non rimane che far fatica. Ok. Ich, ni, san, shi, go, lok, nana. Ich, ni, san, shi, go, lok, nana. Ich, ni, san, shi, go, lok. E vaffan... Che cazzi... In questo delirio da fatica ho una domanda. Ma invece in Giappone il bodybuilding, io conosco Hidetada Yamagishi. Sì. Storico. Sì, sì, è una leggenda. Ma il movimento sì, cioè, si è evoluto, si sì, sta evolvendo. Sì, 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 sì. Adesso sta diventando sempre più popolare. Sì. Tanti ragazzi intraprendono questo percorso. E... C'è una categoria di appartenenza o bene o male in tutte le categorie? Ma diciamo che prediligono più men's physique. Quindi più aesthetic, ok? Sì. E poi comunque c'è bodybuilding che è sempre conosciuto e popolare tra i ragazzi, perché comunque vogliamo i top, no? Tra l'altro io sono un super appassionato di fumetti. Uh-huh. E comunque nella cultura giapponese, non solo nei manga ma nella fumettistica in generale, c'è proprio l'invito della fisicità. Uh-huh. Cioè tutti i personaggi dei manga sono super fisicati. Magari partendo da Kenshiro, Kendi Guerriero. Kenshiro. Io poi seguivo, siccome ero appassionato anche di gaming, anche solo Devil May Cry, Dante. Dante comunque che non c'entra nulla col combattimento, no, perché è un demone, ma lo fanno comunque sempre super fisicato. Quindi c'è un po' questo mito, sì, della fisicità. Noi abbiamo questa ammirazione verso Occidente. Occidente, insomma, dei uomini grossi, potenti. Esteticamente anche bello, diciamo che tradizionalmente noi siamo un pochettino più bassi, magri. Quindi... tipicamente la fisicità, però avete dei caratteri muscolari imbarazzanti, infatti non sono ancora tanti, io non seguo tanto la categoria, le donne non le seguo proprio, quindi scusatemi tutte le ragazze, l'ascolto, so che ho detto una bestemmia, però purtroppo non seguo tantissimo il bodybuilding femminile. Però i pochi bodybuilder che ci sono veramente mostruosi. Cioè hanno delle rotondità e dei muscoli che io ho visto solo negli atleti di colore, che notoriamente sono quelli più dotati geneticamente. Invece ho visto alcuni ragazzi giapponesi con delle gambe mostruose. C'è un classic, di cui non mi ricordo il nome, che dalla vita in su è un buon atleta, ma non eccezionale. Ha fatto un guest posing, si è tolti i pantaloni. Io non ho quasi mai visto delle gambe così. E questo è stato comunque della vostra struttura. Quindi tu puoi avere le gambe più grosse. Ecco, questa è la condizione. Io lascerei... Per me tre ce la facciamo. Ok. Se quattro me le parate via così prima, tre ce la facciamo. Allora, inutile dire ragazzi che la parte importante, non che il resto non lo sia, ma la parte dove c'è maggiore bisogno di maggior focus è la parte lenta. Lì deve essere non a colpi, ma come ti dicevo prima, come se spingessi immerso nell'acqua. Costante, progressivo, fluido. Io conterò solo fino a 3, 4, 5, 6, 7 in italiano. Ok. 3, 2, 1, via.
Ok. Scendi controllato. Spingi forte il culo giù. Ich, ni, san, 4, 5, 6, 7, via 3, normali. Una, sì, due, rimani in gambe tese e prendi un attimo fiato. Ok. Ich, ni, san, giù. Normale questa, via adesso. Ich, ni, san, 4, 5, 6, 7, perfetta, via 3 normali. Forza, forza. Rimane gambe tese, recupera un attimo, resetta il cervello. Sono le ultime, queste sono quelle che ti fanno migliorare, ok? Via giù normale, via su. Ich, ni, san, 4, 5, 6, 7, le ultime tre, forza. Una, due, grande, 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 grande. Cazzo che bel lavoro. Lo facciamo crescere, lo facciamo crescere. Ma come ti guarda lui? Soddisfatto. Guarda. Prossimo esercizio. Lo dice Kenta. Sandai meno kikai. Sandai meno kikai. Che siccome non sapevo come cavolo si chiama sta macchina, vuol dire terza macchina del video, perché non so, è un hack squat, mi sto prendendo un squat, però in giapponese suonava strafigo, quindi va benissimo. Niente, è uno squat guidato fondamentalmente, ragazzi. Abbiamo provato il movimento prima barando, perché non volevamo farlo in diretta per evitare figuracce, e più meccanicamente secondo me lavora molto bene. Solito discorso, in funzione di dove si posizionano i piedi c'è una trasmissione più posteriore o più anteriore, noi lo faremo come si usa classicamente, quindi il piede sulla pedana neutro, ok? Massima accosciata. Qua, non avendo un bilanciere a carico libero, a carico, possiamo permetterci di fare l'accosciata completa anche, state calmi, non agitatevi, grazie, perdendo leggermente la curva lombare. Teoricamente, quando io faccio un'accosciata, uno squat, io devo scendere senza mai perdere la curva lombare. Quindi quando vado in retroversione, ok, ho sbagliato, è un errore. Qua invece, avendo un carico gestibile, perché useremo un carico gestibile, non ci facciamo del male, tranquilli. Se per via di una limitata mobilità, ma per scendere un po' di più, perdiamo un attimo la curva lombare, si può non fare, ma non è neanche un grosso problema, ok? Mi prendo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo, tanto ormai. Wow, comodissima nel suo posizionamento. Oh. Questa volta mi sono un po' sottovalutato col carico. Bellissima, veramente macchina bella. Tu questa la usi già? Sì. Solitamente per fare 8-10 ripetizioni quanto carichi? 40-45. Teniamo questo allora, visto che abbiamo fatto il lavoro prima, okay. Quindi la gamba sarà già abbastanza tosta. Velocità, 3 secondi a scendere, 1 secondo in up. Ok? Su. Ci sono io, quindi non perdere l'esecuzione. 8/10, via. Una, sì, scendi di più se la fai. Vai. Accoscia di più che ce la fai, ci sono io, ci sono io. Ricerca o l'accosciata, bravo! Bellissima. 4. 5, sì, non sono ancora arrivato io, sì, arrivo adesso, le ultime due, forza, sì,
Ok, grande lavoro. Grandissimo, bravo, bellissimo lavoro. Grande, grande, grande. Bravo. Magari le persone che ti seguono sono più esperti, più specializzati, però magari seguiranno anche le persone meno esperte. Soprattutto, soprattutto. Volevo chiedere, se una persona vuole puntare sulla separazione muscolare dei quadricipiti, cosa deve fare e cosa deve stare attento? Allora, tra l'altro faccio un ulteriore passo indietro, perché tu fai finta di essere un principiante, ma non lo sei. Per separazione muscolare si intende quando vedete ogni singolo muscolo staccato dall'altro, quindi quando vedete vasto mediale, vasto laterale, retto, sartorio, quindi tutte le fibre muscolari. Quella si chiama in termine tecnico separazione, quando uno separa le gambe. Allora, sicuramente è una questione di legata alla condizione, quindi alla definizione. Bisogna arrivare con una percentuale di massa grassa bassissima e addirittura un'idratazione extracellulare bassissima. Quindi tutta il grasso non ci deve essere e l'acqua deve essere dentro il muscolo e non tra la pelle e il muscolo, perché sennò crea ovviamente uno spessore che non permette di far vedere. Per quanto riguarda l'allenamento, è molto labile. Perché? Perché ci sono stati soggetti che, allenandosi sempre solo tra le 6 e le 10 ripetizioni con carichi pesanti, ma arrivando molto in condizione, avevano delle separazioni profondissime, e alcuni invece che hanno puntato su delle tecniche di allenamento che a loro dire favorivano la separazione muscolare e sono arrivati con le gambe altrettanto separate. Dove sta la verità? Al netto che sicuramente la componente genetica fa tanto, come nello sviluppo muscolare. Due persone che si allenano nello stesso modo, mangiano nello stesso modo, con la stessa intensità, con lo stesso volume, uno cresce 10, uno cresce 5. Genetica, siete nati da due genitori differenti, da due coppie di genitori differenti. Anche sulla separazione, sicuramente bisogna arrivare in condizione, percentuali di massa grassa bassissime, percentuali di extracellulare bassissime, e poi io, nella mia esperienza, sono convinto che l'alta intensità favorisca questo fattore. Quindi che non sia sufficiente il lavoro con pesoni elevati a basse ripetizioni, ma ci sia anche bisogno di qualcosa che ti porti a un'intensità più elevata. Questa è la mia personale opinione. Grazie. Come per i due esercizi precedenti, terza serie di quelle normali, 10-12 ripetizioni. Non carico tantissimo, lo so, perché mi rendo conto che sulle accosciate devo ancora impostare la tecnica. Questo è il mio limite, nel senso che mi rendo conto, scusate, che devo proprio lavorare ancora sulla postura. In questo periodo di recupero, siamo alla settima settimana, avrò ancora una, poi ripartiremo con la preparazione. Ho cercato di lavorare sulla postura, mi rendo conto che come cambio leggermente macchina, devo proprio lavorare sugli aspetti di stabilizzazione. Ma cambia la macchina e vado completamente in tilt, quindi preferisco lavorare su questo peso, cercare di resettare l'impostazione e poi andare. Questa sarà la terza delle 8/10, poi faremo quella con la tecnica di intensità. E poi valuteremo se fare i femorali, perché fare i femorali tanto per farli, perché siamo già cotti qui, non ha un senso. Yeah.
sicuramente non impegnativo a livello di carico, ma ripeto, più impegnativo è entrare e uscire quasi. Però ripeto, devo lavorare sulla postura, fondamentale. Kenta, yes. Due pizze a 20 per lato. Yes. Qui lavoriamo sulle 6/8. Ultima, heavy, lascia così. Forza. Stai concentrato. Massima accosciata ci sono io, eh. Forza. Via. Uno, sì. Due. Testa dritta, testa dritta. Sì. Quattro, non muoverla così. Cinque. Three more. Sei. Ni. Grande, grande, grande. Ragazzi, che bello allenarsi con uno così. Grande. Allora, quando un bodybuilder giapponese diceva: quando ti alleni le gambe e riesci a portare ad un esaurimento tale da, diciamo, non so se si può dire, di fare rigetto, vomitare da solo, allenandosi da solo, e lì diventi un vero bodybuilder. Quindi anche in Giappone si dice che bisogna soffrire. Esatto, esatto. Ah, pensa, non è solo qui che lo diciamo, anche in Giappone. Nihon no bodybuilder ga yutta no wa ashi tore wo hitori de yatte hakeru kurai ni nattara ichininmae da tte yutte mashita. Stai tutto il giorno a ascoltare, tutto il giorno, è troppo figo, troppo figo. Quindi, prima di fare l'ultima serie, scusa per recuperare, il concetto di sofferenza, sì, è nella cultura dello sport anche in Giappone. Eh beh sì. Soprattutto forse. Sì. Non so ragazzi, vedete voi, in tutto il mondo si dice... Deriva un po' dal concetto di Bushido, via del Bushido, samurai. Bushido, via del samurai. Certo. Perseveranza, no? C'è anche un famosissimo giocatore di basket dell'NBA, greco Giannis, che lo dice, che tutti pensano che la caratteristica che serve per giocare in NBA è il talento. In realtà non è il talento. E fa l'esempio di LeBron James, di Kobe Bryant, purtroppo, di Michael Jordan. La prerogativa principale per giocare nell'NBA ed essere un campione è la consistenza, la consistenza, il fatto di durare nel tempo, la perseveranza, la via del Bushido. America, Giappone e qualcuno che qua in Italia dice che se vuoi tenere dei grandi risultati devi mettere in conto che la componente della sofferenza c'è. Non si può ottenere nulla di grande se non sei disposto a soffrire. In Italia, in Giappone, in America, perché per essere consistent, per essere perseverante, la via del Bushido, non puoi pretendere di avere una via facile. Non è una via facile, non è una via in pianura e sempre in discesa. Ci saranno tante salite. Quando voi andate a correre e c'è una salita, faticate, e quando la fatica diventa un po' più della fatica, subentra la sofferenza. Quindi smettetela di spaventare la gente dicendo che appena soffre sta sbagliando. No, 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 ti fai male, fermi. Lasciate che un po' assapori anche quella sensazione. Perché c'è soddisfazione nell'ottenere qualcosa, solo se si passa attraverso la fatica e la sofferenza. Se non ci sono fatica e sofferenza nell'acquisizione di qualcosa, nel raggiungimento di un obiettivo, di un risultato, non c'è soddisfazione.
la soddisfazione dipende necessariamente dall'ottenimento tramite la fatica e la sofferenza. Punto. Andiamo a soffrire? Sofferenza come si dice in giapponese? Kurushisa. 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 Questo lo voglio imparare però, guarda gli scherzi. Manteniamo lo schema di prima. Quindi vuol dire una ripetizione lenta, in concentrica, quindi in salita, tre normali. Una lenta, tre normali, lenta, tre normali. Non faremo i femorali, ma non perché abbiamo fretta, perché ha senso, nell'impostazione che abbiamo dato, fare i femorali solo se riuscissimo a farli ad alta intensità. E io credo che dopo queste 12 serie sarebbe un lavoro al 60%. Quindi piuttosto concentriamoci qui, cerchiamo di fare questa serie perfetta. Andiamo. Quello si sa, giusto? Yes. Quello si sa. Esatto. Tantissimo quello si sa. Troppo quello si sa. Allora, facciamo solo 20 per parte. Ok. Anzi, mettiamo anche un 5. Sì. Quanta culo si sa. Ok? Yes. Guardami. Forza. It's the last set. Ultima serie. Come si dice? Saigono setto. Io non ho sentito un cazzo, ma sicuro. Andiamo! Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, via tre. Bellissima. Una. Tre, su. Ok. Sette, sei, cinque, quattro. Ci dobbiamo scappare. Due. Uno, quello si sa, quello si sa. Soffri. Uno, due, tre. Scendi, rimani giù, scendi, rimani giù. Ma giù proprio morbido. Riposa, riposa, adesso arrivo io. Tre, due, uno, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Cazzo, sì! Via! Questo è essere veramente. Questa è curiosità. Questa è curiosità. Questa è avere anche due palle grosse così, però. Grande. Ragazzi, noi in questo clima di condivisione di curiosità, di grandissima curiosità, che condividiamo molto piacevolmente. Grazie a te. Vogliamo chiudere così il video, perché è stato lo spirito di questo allenamento. Hai qualche considerazione, sensazione? Ok. Così la voglio, proprio col fiatone. No. È stato molto molto bello, grandissimo, mi ha dato grandissima motivazione. Non mi capita mai di poter allenarmi con grandissimo atleta come lui. Ma ricapiterà. Grazie.
E niente, mi segue veramente, veramente bene. Spettacolare, grazie. Allenarsi con una persona come Kenta, per me, che amo il bodybuilding e che amo vedere quando la gente lo condivide così con me, è una soddisfazione enorme. Sono io che ringrazio te. Però questo mi ricorda le mie origini e questa cosa qua mi emoziona tanto. È stato emozionante per tante cose. Io, prima di dire l'ultima cosa, ringrazio la palestra Golden Power, Giancarlo Rocco, un mito del bodybuilding qua a Roma che io vedo sempre con tantissimo piacere e che ringraziamo perché ci ha ospitato e ci ha fornito questa palestra che è una delle storiche di Roma. E adesso rimaniamo sempre in tema Giappone e chiedo al mio capo, possiamo spoilerare? Fammi capire. E andremo a condividere qualcosa che riguarda invece il suo mondo, la sua cultura e che io amo tantissimo. Vabbè, ho già detto tutto, dai. Avrando capito. Andiamo. Dai, grazie mille. Grazie ragazzi.